Ciao, eccomi di nuovo, questo è il mio primo vero video di ricette. Faremo il sugo come mi ha insegnato mia nonna. Ora, so che ci sono un sacco di diversi tipi di sughi per le lasagne, ragù, eccetera, eccetera. Io lo faccio così. Vi mostro gli ingredienti. Allora, abbiamo 800 g di carne macinata scelta, una grossa cipolla, due spicchi d'aglio, olio d'oliva, sale, pepe e due bottiglie di passata. In aggiunta andremo a mettere nel nostro sugo queste due bottiglie piene di acqua. Accendiamo il fuoco. Due o tre cucchiai di olio d'oliva. E andiamo ad aggiungere la cipolla e l'aglio. Facciamo cuocere per qualche minuto. Quando la cipolla sarà pronta, andiamo ad aggiungere la nostra carne. Facciamo prendere un bel colorito e poi aggiungeremo la nostra passata. Quando la carne sarà tutta colorata, vedete, ci sono proprio pochissimi pezzi di carne rosa, andiamo ad aggiungere la passata di pomodoro. Abbassiamo il fornello e la seconda. Poi, utilizzando le stesse bottiglie, riempiamo la bottiglia, si vede, di acqua. La chiudete, la agitate, così si pulisce bene da tutto il pomodoro e la mettete nella nostra pentola. Fate così anche con l'altra bottiglia, di modo che diventi bello liquido. Adesso alziamo ancora un attimino il fuoco e diamo una bella girata. Andiamo a salare e pepare. Qui va a gusti, dipende un po' come vi piace, se vi piace tanto pepe, tanto sale. Comunque dopo andremo ad assaggiarlo durante la cottura per vedere se dobbiamo aggiungere ne altro o meno. Ora facciamo arrivare a bollore. Quando arriverà a bollore lo chiuderemo e lo cuoceremo per un paio d'ore. Eccoci qua, quando iniziate a vedere le prime bollicine, non so se riuscite a vedere con la videocamera, però fidatevi, ci sono. Quando cominciate a vedere le prime bollicine, vuol dire che sta bollendo, ovviamente, quindi abbassate al minimo il fornello e lo copriamo. Dovrà stare così per un paio d'ore. Sono trascorse 2 ore e il sugo è pronto. Vedete come si è ridotto?
2 ore. Ok. Spegniamo. Adesso che è finito. Alla prossima. Ciao.